Buongiorno ragazzi, andiamo verso il mare a vedere il tramonto. Sono stato fino adesso al bar della biblioteca con una tisana, il PC, le cuffie, ma adesso c'era veramente troppa confusione. Non si riusciva più a lavorare e allora ci spostiamo al mare. Eccoci qua, tutta un'altra storia, guardate cosa c'è alle mie spalle. Qua, che bel tramonto, mare un po' in tempesta. Cioè ragazzi, guardate che roba, cioè c'è più gente qua a fare le foto che... guardate, scusate il vetro che è veramente sporco, ma sono... è impressionante stamani, li beccio fortissimo tutta la notte, il mare è non in tempesta, di più, e la macchina mi si muove come se fosse di legno. Qua giù c'è il porto, qua c'è il tramonto, qua c'è Castiglioncello, queste parti qua giù in fondo, fantastico qua, è freddo, c'è un leggero vento ma non si sta male, molto piacevole. E quindi se guardate qua in terra, qua c'è il telefono che sta facendo un time lapse del tramonto. Questo perché? Perché non so se avete mai riflettuto su questo, a me capita spesso, per esempio sono 4-5 giorni che vorrei vloggare ma non ci riesco. Non ci riesco per una serie di motivi, non ho molta voglia ma allo stesso tempo ho anche molto lavoro da fare e quindi non riesco ad uscire dallo studio, passo alla fine, finisco per passare tutta la giornata davanti al computer fino alla sera molto tardi. E questo non va bene, non va bene. Arrivo la sera che ho gli occhi in fiamme, la testa che mi scoppia, mi fa male la schiena, non ho respirato aria fresca mai in tutta la giornata e creatività sotto zero. Insomma, non fa assolutamente bene a la voglia di fare, rimanere tutto il giorno davanti al computer. Per questo oggi ho deciso di andare a lavorare un po' in biblioteca. Sono andato al bar della biblioteca e sono stato là circa 3 ore, alla fine 2 ore e mezza. Tanta confusione, però con le cuffie si stava abbastanza bene, ho lavorato, sono stato abbastanza produttivo e alla fine mi è anche venuta voglia di vloggare. Ed eccoci qua. Per tutti quelli che si domandano, scusate, fatemi zoomare un po', ecco qua, per tutti quelli che si domandano, ma come si fa a fare un vlog? Beh, è semplice, non importa fare una vita super avventurosa. Guardate, la mia giornata di oggi è stata abbastanza noiosa e la maggior parte delle mie giornate sono noiose, per questo spesso faccio fatica mentalmente a girare un vlog. Ma in realtà un vlog è una storia, è raccontare qualcosa che succede nella giornata oppure raccontare qualcosa che non succede affatto all'interno di una giornata. E oggi è la storia di me che finalmente prendo aria e rinasco e torno a nuova vita.
voi avete mai avuto un sogno, se lo avete già realizzato, se non lo avete realizzato. Il mio sogno è sempre stato quello, no, non è vero, non è sempre stato quello. È diventato quello di fare il fotografo e in parte ci sono riuscito, perché in realtà io faccio il fotografo di lavoro, quindi il fotografo professionista, solo per metà giornata. Per l'altra metà giornata, normalmente la mattina, lavoro nell'attività di famiglia dei miei genitori, che in realtà non è più dei miei genitori ma è completamente mia, e che mi porta via qualche ora della giornata, diverse ore in realtà. Ho la fortuna di avere la possibilità di sganciarmi ogni volta che ne ho bisogno, per cui per esempio se oggi, come altri giorni, come per esempio il lunedì che verrà, ho bisogno di tutto il giorno per un servizio fotografico, non faccio altro semplicemente che prendermi la mattinata per lavorare nell'altra attività, quella di fotografo. Quindi sposto il mio tempo in base alla necessità. Ci sono momenti dell'anno dove c'è più bisogno nell'attività dei miei genitori, nell'attività di famiglia, ci sono momenti dell'anno dove c'è più bisogno nella mia attività, quella di fotografo, e mi posso un po' gestire. Per questo dico che in parte ho realizzato il mio sogno, ma non ho ancora smesso di perseguirlo. Questo vlog, iniziare a fare video, è un motivo, un modo anche per spingermi avanti, spingermi oltre a dove sono arrivato. È un modo per, saluta, è un modo per avere una motivazione per continuare a perseguire il mio sogno. È faticoso, sì, è faticoso, perché in questo momento praticamente io ogni giorno faccio due lavori per tutto l'anno, spesso lavoro anche fine settimana, per cui è complicato, è molto faticoso. Però avere qualcosa da raccontare, una storia da raccontare, un video da girare, qualcosa da fare di creativo, è sicuramente uno stimolo per continuare a perseguire il mio sogno. E il mio sogno è, e continua ad essere, di diventare un fotografo migliore, di essere un fotografo, di portarmi ad un altro livello, di sperimentare cose nuove nella fotografia, migliorare la mia post-produzione, il mio modo di raccontare le storie sia attraverso la foto che attraverso il video. E questo è un po' un esperimento, questo vlog è un po' un esperimento. Spero che partecipiate a questo esperimento e spero che questo esperimento, con il vostro aiuto, possa diventare parte della mia crescita. Bene, adesso vado dal cliente, anche se si sta veramente molto bene qua. Ho la mano congelata, ma è troppo bello stare sul mare. Ogni volta che mi allontano dal mare mi ricordo che mi manca tantissimo, anche d'inverno. Ho vissuto per diversi anni fuori dall'Italia e la maggior parte delle volte lontano dal mare, e ogni volta che vivo lontano dal mare, che ho vissuto lontano dal mare, sento questa mancanza viscerale, questa cosa dentro. Tu sai, io non vado tutti i giorni al mare, né d'estate né d'inverno, però so che è lì, sento l'odore, sento il rumore, so che posso andarci quanto voglio e so che quando ci vado mi rilassa, mi rigenera, mi alimenta. E il fatto di non poterci andare è sempre, non lo so, qualcosa che senti dentro. E poi una volta che torni a casa, dopo tanti anni ho deciso di tornare a vivere, una volta vi racconterò la mia storia, di tornare a vivere nel mio paese rosignano, in pace, diciamo, dopo tanto travaglio, e una delle motivazioni principali è proprio il fatto che il mare è a un passo da casa mia. Nonostante questo mi dimentico spesso che il mare è lì e mi dimentico spesso di andarci, lo sento che c'è, sento la sua presenza, ma lo sfrutto troppo poco, ne approfitto troppo poco, e ogni volta che lo faccio, ogni volta che ne approfitto,
Che figata, che figata. Bene, adesso devo andare, perché anch'io ogni tanto lavoro. Battuta, ciao.